È stato un incontro molto interessante perché dal mio punto di vista io lavoro alla casa di Michele come operatrice, quindi mi occupo di riabilitazione tutti i giorni, però è anche importante pensare a quello che poi in realtà è il futuro di questi ragazzi che noi accompagniamo da quando sono piccoli, poi in adolescenza, in età adulta, pensare anche a un inserimento lavorativo per loro, quindi a dei progetti di vita autonoma che vadano oltre l'ambito della riabilitazione, con cui però ovviamente c'è uno spazio di intersezione importante. Questo è un gesto importante per quanto riguarda, diciamo, da parte della regione, insomma, che ha messo in campo questi fondi. Sì, beh, sicuramente senza potere economico non nulla si può fare. È vero che esistono delle associazioni come Autismo Abruzzo Onlus, insomma, che si occupano di autismo in maniera del tutto volontaria, però è anche vero che è necessario che le istituzioni, la regione, l'ASL, mettano in campo delle risorse economiche per sostenere questi progetti di vita importanti.